Comincia una settimana importante per lo sport agrigentino. Agragas nel calcio e Fortitudo nel basket saranno chiamate, due appuntamenti che potranno decidere il futuro dei due club. Ma andiamo con ordine. L'Agragas, che insegue la promozione in Serie D, affronterà in una doppia sfida il Real Metapontino. La gara d'andata è in programma domenica prossima allo Stadio Esseneto, mentre il ritorno mercoledì 6 giugno, non più a Montalbano Ionico ma a Policoro. In questi ultimi giorni Montalbano non ha dato tregua ai suoi ragazzi, allenamenti pesanti in vista di un match che vale un'intera stagione. Ricordiamo che in caso di qualificazione alla finalissima playoff, i biancazzurri se la vedranno con la vincente di Cerignola Cavese. Per la sfida d'andata è sempre in dubbio la presenza dell'attaccante Marasco, che non ha ancora smaltito del tutto i postumi dell'infortunio muscolare occorsogli ad Alcamo. Il centravanti napoletano però sembra in grado di poter scendere in campo. Per il resto l'unico problema del tecnico è quello di sostituire il difensore centrale Russello, squalificato per un turno. Da qualche giorno è cominciata anche la prevendita dei ticket. Nella pallacanestro sarà Fortitudo Viola Reggio Calabria la finale playoff per la promozione nei dilettanti. I reggini hanno vinto ieri sera gara 3 contro Martina Franca in trasferta. Il match si è concluso 69-62 e la gara è stata decisa negli ultimi 4 minuti. Sarà un duello in famiglia tra Santiago, play della Fortitudo, e il fratello Emiliano, ex di turno faro della Viola. Gara 1 in programma domenica prossima 3 giugno alle 18 al Palamoncada. Caso curioso, la Fortitudo sia nei quarti contro l'Acropoli che in semifinale contro Roseto, e adesso succederà la stessa cosa nella finale con la Viola, affronterà tutte e tre le squadre che l'hanno battuta nella regular season. Chiaramente il pronostico pende a favore dei biancazzurri di Ciani, che avranno la possibilità di giocare l'eventuale bella in casa. È andata male nella pallavolo all'Acragas, la squadra di Tani Finzirusso ha perso anche gara 2 della semifinale playoff contro il Caserta. Dopo aver ceduto 3-2 in casa sabato scorso le biancazzurre, malgrado una prova super di Annalisa Sannino, hanno ceduto di schianto contro le fortissime campane guidate da una scatenata Milena Boteva. Fine della corsa e adesso futuro tutto da decifrare. Infine, ieri successa ad Agrigento per la terza edizione della passeggiata cicloturistica. L'evento ha permesso ai ciclisti di visitare i siti nascosti del parco archeologico che si trovano lungo il tragitto che va dal Tempio di Demetra a San Biagio per continuare fino al Tempio di Vulcano. Il ritorno per coloro che non se la sono sentita di continuare in bici per Sallone o per Agrigento è avvenuto con un autobus di linea. Altri invece hanno preferito restare per un picnic al giardino Fai della Colimpetra. Seguiamo le interviste realizzate da Gerlando Micalizio. È una manifestazione di promozione della mobilità dolce, della mobilità in bicicletta. Attraverso la bicicletta noi vogliamo consentire ai cittadini di fruire delle risorse territoriali, delle risorse turistiche in un altro modo, ma anche promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto e mezzo di locomozione cittadino e urbano. La passeggiata turistica nella valle è diventata anche regionale. Provengono questi ragazzi da Vittoria, tu come ti chiami? Belinda. Belinda e tu? Biagio. Biagio, tutte e due da Vittoria. Sì. Ecco, e avete visto la valle? Sì, ho fatto una bellissima passeggiata, un paesaggio stupendo, bello. Il Tempio della Concordia, cosa avete visto? Sì, tutti i templi, abbiamo unito l'utile e il dilettevole, abbiamo fatto una bella passeggiata tra i luoghi della storia. E tu, Biagio? Sì, sono spettacolare. Già vedere i templi con la macchina e poi con la bici è tutta un'altra cosa. Quindi un'ottima associazione che ha organizzato il tutto come passeggiata. E speriamo che anche l'anno prossimo ci sarà di nuovo. Maurizio De Marte, un romano proveniente da Genova, ad Agrigento per questa passeggiata. Per questa passeggiata nei templi, sì, esatto, è l'occasione più bella, penso, per conoscere. Come mai? I templi. Ma come mai? Ho visto sul sito, sul sito dell'organizzazione di SST, e la cosa mi interessava e quindi ha portato. Siamo venuti con degli amici, siamo qui e quindi cosa migliore di vedere i templi in bicicletta, in mountain bike, è l'ideale. Solo amatoriale o fai? Amatoriale, ogni tanto mi diverto qualcosa di più, però oggi siamo per fare una passeggiata. Giovanni Sciacca, nuovo assessore al turismo al comune di Agrigento, è la prima esperienza, vero? Sì, è la prima esperienza, diciamo, in questo mondo della politica, che diciamo ringrazio tanto Marco Zambuto per l'impegno preso.
Credo oggi siamo nella condizione di dover pensare a una città in cui ci siano proprio gli elementi e le condizioni per uno sviluppo turistico. Oggi questa è una giornata di festa dove riesce ad aggregare giovani, bambini, anziani, amanti della bicicletta e non solo. È un momento di festa e credo che sia un grosso e forte segnale di un cambiamento della nostra città. Il sindaco Marco Zambuto, presente alla manifestazione, addirittura ha dato il via. Una bella giornata. 150 ciclisti amatoriali che andranno a visitare quei posti nascosti della Valle dei Templi. Marco Zambuto. Una bellissima giornata in cui i ciclisti potranno apprezzare i posti più belli della nostra città, posti anche sconosciuti, non vissuti pienamente da noi. Diciamo quotidianamente, si tratta ormai di una edizione che riesce a mobilitare i tanti appassionati e non solo, è un modo per vivere la città, è un modo attraverso il quale fare anche turismo, è un modo attraverso il quale fare anche promozione della nostra città.